Questo esercizio, va bene, cominciamo a leggerlo. Un treno impiega 6 secondi per sfilare davanti a un semaforo e 26 secondi per attraversare una stazione lunga 400 metri. Quanto è lungo il treno e qual è la sua velocità? Allora, Ovviamente questo in 6 secondi passa in un semaforo dall'inizio alla fine. davanti a un semaforo, bravo. E quindi. Quindi, e poi 26 secondi per attraversare una stazione lunga 400 metri. Allora, cominciamo a fare i disegni. Allora, intanto scrivo Allora, questo. te hai due indicazioni, va bene? La prima indicazione ti dice impiega 6 secondi per sfilare davanti a un. Ecco, questo è già un esercizio un po' bizzarro, perché vi fa un attimo ragionare sulle informazioni che vi dà. Fermiamoci alla prima informazione che comunque deve partorire un'equazione. Allora, innanzitutto, di che moto si parla? Piano. Dove lo vedi se c'era? Ah, anche perché vedi, non ti dà indicazioni sulla velocità, sull'indicazione. Oh, basta ora a fondo. Quindi, la velocità è costante, il moto è rettilineo, uniforme. Poi, mettiamo il sistema di riferimento. Qui il sistema di riferimento dà un contributo abbastanza minimo. Perché comunque ti chiede due cose ben separate, va bene? Quindi il sistema di riferimento qui dà un contributo minimo, però a questo giustamente non tutti gli esercizi si risolvono con la stessa formula, va bene? Lavoriamo sulla prima parte. Un treno impiega 6 secondi per sfilare davanti a un semaforo. Da questa informazione proviamo a impostare l'equazione. Allora, da questa informazione il sistema di riferimento dove si trova? Cosa si può, dov'è posizionato il sistema di riferimento? Dove si trova il? È posizionato dove si trova il? Il semaforo. Quindi, il semaforo uccide il sistema di riferimento. Va bene? Poi, il treno sarà a lungo puntiforme, avrà una certa lunghezza. No, guarda la lunghezza del treno, tu la sai. Ah no, deve attraversare Lo una conosci la stazione. lunghezza del treno? No, non lo so. Bene, allora disegna il treno che ha una certa, chiamiamola L. Ora, questa L come la possiamo vedere? Perché qui diciamo il problema è un po' bizzarro. Vediamo se qualcuno di voi ci arriva a come impostarlo. Come potresti utilizzare questa informazione? Noi siamo abituati a vedere non l'oggetto lungo, ma l'oggetto puntiforme e vedere il punto che si muove all'interno di uno Però qua spazio, non si sa quanto è lungo il no? Eh treno, no? quindi no, sa quello dei circoli. Quindi concettualmente, no? Volendo riportarsi ai problemi noti, cosa potremmo considerare? Ricordiamoci che si parla sempre di moti relativi, eh? Quindi si può considerare o che si muova il treno o che si muova il semaforo. Chiaro? Ritorna? Quindi qui si può, secondo voi, per rimanere nella, diciamo, analogia a quelli fatti fino ad oggi, è meglio considerare si muove il semaforo o meglio considerare che si muove il treno? Forse si muove. Il semaforo. Il semaforo con che velocità si muove? No, se lo fa zero tu lo considerare. Che è, se tu consideri l'analogia con la velocità di treno, quindi si può considerare, perché o il treno, se il treno passa davanti al telefono, il treno fermo e si muove il e percorre la lunghezza del treno con un tempo di. Chiaro? Questa era la difficoltà. Creare l'analogia, considerare fermo il treno e muovere il semaforo. E a quel punto impostare l'equazione come se il semaforo fosse un punto che si muove lungo la lunghezza del. Impostalo in questa maniera. Metti il sistema di riferimento in modo che si muova il semaforo e che il sistema di riferimento sia all'inizio del treno. Va bene? Questa era un po' la. Per riportarsi alla.
alla logica che siamo bisogno. Quindi il semaforo si muove dall'inizio del treno alla sua fine, vero? E il treno sta fermo. Il semaforo si muove come la velocità del treno. Quindi si può chiamare la velocità del treno VT, che è una velocità iniziale, ma è anche una velocità finale. S0 a questo punto vale? Chissà qual è la velocità, se scende 26 secondi per fare 400 metri, si può calcolare, No, quella è un'altra informazione. Fermati a questa informazione. 6 secondi per sfilare davanti al semaforo. Quindi quindi S vuole V0 più 6. comincia a scrivere S0 quanto vale per come servisse il sistema di riferimento. Ricordati gli step. Se tu ce l'hai, puoi portare il quaderno se tutti se li hai scritti agli step. Se ti aiutano mentalmente. Ragazzi, i quaderni li potete portare all'orale, sempre a carlo scritto, quindi se li fate fatti bene, vi danno. A me allo scritto, sapete il quaderno, li copiate tu, non mi frega nulla. L'importante è sapere cercare le informazioni che voi avete scritto. Certo, non voglio vedere le fotocopie di Gaggiano in mano a Francesco. Voglio che Francesco tenete i vostri appunti, quindi controllerò l'originalità degli appunti. No. Che vi fare? Roba vostra, non fotocopie di Gaggiano. La roba vostra potete portare, perché il perito non è uno che deve darsi a memoria, deve sapendo cercare le cose. Certo, se l'avete fatto voi appunti sapendo cercarli, se l'ha fatto un altro, chiaro. Formule, nulla a memoria, assolutamente no. Ragionamenti, anche questi step li potete avere se vi aiutano. Cioè, fate i vostri se questi non vi vanno bene. Tutto quello che fate lo posso. DSA e non. Nessuno sarà diversificato. Voi siete tutti uguali, da questo punto di vista, ovviamente. DSA poi, volendo, c'è la possibilità della compensativa orale. Va bene, quindi compensare all'orale e recuperare se vuole. Però, a parte questo, il resto, tutti uguali. Tutti i quaderni, tutti, me ne frega nulla. Ma questo di qui è la quinta. Sarà. Anzi, se voi fate un quaderno fatto bene e vi aiuta, io sono contento. Perché anche in ufficio tecnico vi diranno a memoria, no? Potete attingere a internet, tutto, generalmente a scuola internet ci si può attingere, perché altrimenti voi vi fate mandare il messaggio da un altro e copiare l'esercizio. Questo è più ovvio possibile. Però il resto si può attingere. Vai. Allora, a questo punto. C'è da definire S0. S0 è come se messi il sistema di riferimento, quanto vale? Siccome il sistema di riferimento si è messo all'inizio di treno, quanto vale? Si è messo all'inizio di treno, quindi vale? Che se io l'origine la metto all'inizio di treno, S0 vale? 0. Vai. V0 uguale alla. Quindi VT. VT. V pedice sì. No, V pedice, pedice in basso. Così. T. Per. Bene. L'accelerazione è C'è zero. l'accelerazione. Quindi. Togli tutto. Ma il treno che impiega 6 secondi per quando impiega 6 secondi per fare il semaforo e 26 quando c'è sempre se lo danno. Allora, S lo conosci? Lo spazio percorso dal semaforo teorico, lo conosci? Come no? Guarda, in questi 6 secondi è spazio percorre il semaforo, o viceversa, il treno davanti al semaforo. Quindi al posto di S ci devi mettere quello è un S0 e l'S. Al posto di S cosa ci puoi mettere? Guarda bene. L'S che tu hai scritto te è lo spazio percorso dal semaforo sopra il treno. Il semaforo in 6 secondi percorre uno spazio e va dall'inizio del treno alla sua fine. Quindi è uguale a come si è chiamato questo spazio? No, guarda bene. Lo spazio, non la velocità. Come si è chiamato? Guarda S che corrisponde a. Beh, L. L, LT. L treno. Al posto di S, levalo S. T. Pedice T. Va bene?
Questa è un'equazione. Quante incognite c'hai? Quindi tu hai bisogno di un'altra che è data dalla seconda indicazione di del testo. Cosa ti dice? Allora, disegna la stazione. Questo vi richiedeva un po' più di ragionamento, non era banale, questo è un esercizio già tosto. Non vi preoccupate. Quanto è lunga la stazione, lo sai? Vai, fa la lunga 400 metri. Bene, quotala a questa distanza. Quotala. Va bene? E poi disegna il treno. Io l'ho fatto in blu. Il treno che attraversa la stazione. Quindi comincia dal punto iniziale. Bravo. LT. Pedice T. Allora, questa è la prima equazione con il semaforo, va bene? 0 più V treno per... Ragazzi! Ragazzi, il fatto che io dica che gli esercizi più difficili servono per l'eccellenza, e va bene, però state attenti, perché parecchie volte uno può darsi i sogni meglio, come ho detto prima, uno sì, e magari essere più difficile o facile. Se fa bene uno difficile, è più facile pigliare la sufficienza. Quindi anche quelli, non è che si va a sentire tanto io figli di sei, quindi più ne sto attento, perché questo non è devastante. Poi lo faccio un virgolo e vuoi pigliare 4. Chiaro? No, mi sembra chiaro. Allora, qui ci voleva un ragionamento. Allora, per come ho disegnato io, ho messo il sistema di riferimento all'inizio della stazione. Chiaro? Ho disegnato la stazione e il treno. Va interpretato che vuol dire attraversare una stazione lunga 400 metri. Cosa vuol dire questo discorso? Vorrebbe dire io prendo un punto del treno, chiamato A. Cosa vuol dire 26 secondi? Cosa sono 26 secondi? È il tempo che il punto A ci impiega ad andare da... Quale punto? Dal punto... B ai C, cioè i 26 secondi sono il momento in cui il treno comincia a attraversare la stazione e l'abbandona quando il treno si trova in questo punto. L'ultimo punto ha attraversato la stazione, vi torna? La parte iniziale entra nella stazione e la parte finale. Vi torna o no? Eh? Vi torna a tutti? Ecco, se vi torna questo, ora... Voi sapete impostarlo, il sistema di riferimento è il rosso, il punto A si trova qui, chiaro? Scriviamo l'equazione generica secondo questa impostazione. Allora, S quanto vale? Guarda il grafico, qual è il punto finale? Guarda il grafico, eh? Quanto? Bravo. Allora, l'S finale è 400, uguale. S0 quanto è? Guarda. E quindi guarda quant'è qui, guarda il grafico che ho fatto. LT positivo o negativo? Guarda dov'è? Il punto A. Per come da messo il sistema di riferimento è negativo. Mi torna? Mi torna o no? S0 inizialmente. Si trova lì. Si prende A, sì. Il sistema di riferimento si è messo qui. Ci vogliamo mettere qui, nessuno ce l'abbia dato. Allora diventava questo 600 e questo 0. Però, siccome si è messo qui, dove parti il punto A rispetto al sistema di riferimento è più indietro LT. Ritorna? Ritorna o no? Però è negativo perché è dalla parte dell'affisse. Ricordate, sono vettori, non sono numeri. Quindi hanno più o meno, perché sono proiezioni sull'asse delle X. Quindi meno, vai,
Meno lo scrivi. Come punto. È uno spazio, non è una proprietà. Quanto vale la ordinata questa? Questa ordinata quanto vale? Oh. L? LT. Oh. Ragazzi, comunque fai. Dovete focalizzatevi. Meno LT, su. Questo sarebbe lo spazio S0, vi torna? Più la velocità, la velocità incognita. Perfetto, a posto. Quante equazioni hai? Quante incognite hai? Come fatto? No, questa è la stessa. Quante? Perché? Quello non è V0, ma quanto è V? Il treno, si è detto va a velocità, va sempre a velocità costante, no? Quindi o quando passa davanti al semaforo o quando passa davanti alla stazione ha sempre la stessa. Ovvio, ho provato a risolverlo e tira fuori le soluzioni. Mi sa risolvere i sistemi? È banale questo, eh. Questo è il sistema di due equazioni in due incognite, su. La prima sulla pelle riavata, su c'è LT. LT dove lo metti? No, LT è già lì, lascialo stare lì. La prima la prendi, 6VT. Poi, questo qui dove lo sostituisci? Dove lo sostituisci LT? Allora, dalla prima tu c'hai LT uguale a 6VT, va bene? Sì. Dove lo sostituisci questo? Questo lo sostituisci. Sotto. Lo sostituisci, ce l'ho io. Quindi viene 400 uguale meno VT 6. Perfetto. Quindi ora cosa fai? Adesso il punto di riferimento ha messo la finale. Il punto di riferimento ha messo torna? Eh sì, qui quando è che finale? Oh. Sarà ragionato bene, però. Ma fa male che ti sei così, così ti torna bene. Ma se sì, sembra così, sì. Sono uguali. Ha la stessa variabile, no? Quindi è come fosse un 1. Quindi fa 20 V. 20 V. Tutti. È come se fosse quello 6X più 20X, no? Sì. È la stessa cosa, no? O siamo X, siamo i punti, non è uguale. Attenzione a questa roba, ragazzi, dai. Perfetto, vai. E punti uguale 20. Usate misura. Velocità, sì. Perfetto. Ora, ti chiede la lunghezza del treno, vai. Quanta è la lunghezza del treno, LSI? Sostituisci in quell'altra equazione. Mi torna a tutti? Chiaro, sta a posto. Capito? Bravo. Gaggio, bisogna stare attento perché qui tu ci metti le mani. No, però adesso le sto mettendo. Ha fatto io un po'. Sì, però non è poco. Tu hai 100, ma 20 per 6, va bene. 100. Bravo. Grande misura. Bravissimo. Ok, ora essere un compito non banale, sarà un po' da ragionare, vero? Non si era mai fatto però ogni compito gli esercizi ognuno ha la sua originalità. Per questo è meglio far fare. Cioè, più che altro io perché magari... facile. Sì, sì, sì. Siamo se alla mano. Spintina uno da solo non ci pensava di prendere. No, è la differenza tra essere professore e essere alunno. Un po' di differenza ci deve essere. Se no lo stipendio che me lo danno a fare. Ah,
alla fine bisogna decidersi cioè, la persona, l'ingegnere si misura non in base a tanti altri, in base alla capacità di adattarsi alle varie difficoltà che ha. Un buon ingegnere ha la capacità di fare la difficoltà di ingegneria, non è studiare, è saper risolvere molte volte problemi che magari sono originali. E quindi l'ingegnere si deve ingegnare. Ecco, sì, vieni. Comunque bravo, perché comunque già un po' acquidato tutti un po', non era facile, un esordio duro questo. No, ma vabbè, ma non era, allora, impostare bene l'esercizio vuol dire saperlo risolvere. Cioè, se voi riuscite a impostarlo bene, poi diventa banale, vero? All'inizio sembrava un casino all'inizio, no? Però impostato, messo alla lavagna un grafico, torna tutto chiaro, no? È la prima volta che vedo anche questo esercizio, non è che mi so. Non è che ha scelto, Non è volontario, Volevo precisare questo. Non è che alza la mano e detto, professore, se un vengo sto male. No, gli aveva annunciato il perdono, però ce l'ha mandato, quindi era avvisato. Gli ha detto, la prossima volta ti tocca, quindi non rinunciare, perché dato mi ha rinunciato una volta ci sono rimasto male. Ora a posto? Vai, allora, senza problemi. No. Poi sono qui a posto, non mi ha nulla di... Vai, o a caso io, il tramuzio è difficile. Non me ne volere. Allora, nuovo. Vai. Eccolo qua. Un giovane percorre in motocicletta una distanza di 300 metri. Leggiamolo tutto prima, Chiara. Un giovane percorre in motocicletta una distanza di 324 km, impiegando 4 ore. Nelle ultime 2 ore gli mantiene una velocità pari a 4 quinti della velocità tenuta nelle prime 2 ore. Quanti chilometri è lungo ciascuno dei due tratti e quale velocità viene, e a quale velocità viene percorso tutto il tratto? Ti sembra impossibile, ma vedrai è molto semplice. Va bene? Allora, i percorsi quanti sono? Allora, innanzitutto di che moto si parla? Moto? Uniforme, va bene? Quindi l'accelerazione uguale? C'è l'accelerazione o no? Quindi è costante o non c'è? Attenzione che l'accelerazione se c'è può essere solo costante, come ho detto, per noi, Non può essere variabile, se no diventa un problema di matematica in cui ci vuole derivata l'integrale. Quindi se quando c'è l'accelerazione la troverete sempre costante, non dipenderà mai dal tempo. Cioè è una dipendenza particolare dal tempo, è l'invarianza. Chiaro? C'è l'accelerazione uguale a zero. Come accelerazione? In due l'accelerazione. Oh, quindi questo è un moto rettilineo con l'accelerazione uguale a? Oh, come te la scrivi uguale a zero? Che è la prima informazione, ok? Poi facciamo il percorso. Il percorso come lo possiamo caratterizzare, Chiara? Quali sono i tratti di percorso? Uno o due? Due, vai. Io ho valori, se non c'ho valori, fa le sbarre. Definiamo il sistema di riferimento, il punto di partenza, va bene? Vai. Primo tratto, chiamalo AB. Secondo tratto, chiamalo, sarà ABC. Vai. Quotiamo i primi tratti, magari se non sono note le variabili. Il tratto AB lo chiami? Come lunghezza sarà, chiamiamolo S, no, lo 0 tiello per l'iniziale, S1, S2, perfetto. Allora, siccome il moto è accelerazione nulla, la velocità, allora innanzitutto la velocità nei due tratti è uguale o diversa? È diversa, quindi dobbiamo dargli due nomi diversi. Si parla di velocità finale, vero? Che coincide con la velocità iniziale, perché l'accelerazione è nulla, quindi non varia. Quindi il V0 è uguale al V finale, quindi lo possiamo nominare in un modo solo, chiamiamola, bravissima, V1 e V2.
chiamogli e poi vediamo quelle si conosce. Allora, prima di entrare in merito alle equazioni, ci dà un'indicazione sulle velocità. Cosa ti dice? Scriviamo l'indicazione lui, scriviamo la monoequazione. 4 quinti. Qual è 4 quinti? V2 V1. V2 è uguale? No. 4 quinti. Di? Oh, ma ho scritto questa equazione. Ok? E questa è l'equazione. Ora, nel tratto 1 andiamo a scrivere le equazioni note. Vai, quale equazione scomoderesti qui? Delle due equazioni che abbiamo visto, Chiara. Abbiamo l'S finale. Sì, ce l'abbiamo. Il tempo ce l'abbiamo. Ok, comincia a metterceli, vai. Ok, comincia a sostituire. Al posto di S ci metti? 324. Perfetto. S0. No, aspetta, guarda, 324 non è il tratto S1 perché è scritto male il testo. E quindi scriviamo il 324 per bene. 324 che cosa rappresenta? È tutto da A a C. Quindi scrivilo come equazione mi si è posta a noi. 324 uguale a S1 più S2. Ok. È importante l'impostazione, l'esecuzione, l'equazione me l'aveva impostato il problema, va bene? Bene, ora andiamo a scrivere le equazioni, ora, però scrivemele sotto le grafiche, me le scrive qua e là, se no si fa un casino. Siccome si deve impostare sempre un sistema, brava, fa la grafica, che contiene più equazioni, va bene? Allora, quante cose abbiamo per ora? Abbiamo 4 incognite. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di quante equazioni? 4. 2 le abbiamo già scritte. Quelle altre 2 le riaviamo? Da quale equazione? Da quella? No. 9. Da dove le riaviamo? Dall'equazione? Dall'equazione oraria. Che ci dà 2 contributi, vero? Il contributo di tratto... ok, scriviamo S nitratta B. Allora, nitratta B, lo spazio, scrivi sotto a 324. Vai. S finale quanto varrà nitratta B? Per come se l'ha postato sì. No. 324 è tutto. Non è detto che tu debba avere un numero, tu puoi avere la variabile. Questo è 324. Te ora devi scrivere, come giustamente ha detto, per questo tratto e poi per questo. E di questa equazione ne scrivi 2. Oh, ma non c'è scrivere la prima del primo tratto. L'S finale del primo tratto lo conosci? Come no? Guarda, se non lo conosci, tu conosci la lettera che ho messo. Deve essere omogenea rispetto a cosa avevi scritto. S1 deve essere omogeneo, non è che tu gli puoi dare un altro nome. Ormai sono battezzato S1, S1, se no ti torno a quelle altre equazioni. S1 uguale. Bene. L'accelerazione non ce l'abbiamo. Quindi? È 0. La velocità ce l'hai, però. La velocità ce l'ho. Ed è questo. Quindi? V? 1. Vai. Il tempo ce l'hai, guarda. No, guarda bene. 4 ore. Fa messo in secondi, si fa 4 per? No, secondi. Perfetto, 4 per 3600, glielo fate. Comunque fa 14 e 4. Perché 4 ore? Sì, zitto.
No. Il giovane percorre Bucetta una distanza impiegando 4 ore. Ah no, ha ragione, 2 ore, fa ragione te, 2 ore, 7.002. Ma se uno mi va a portare in secondo, ma mi in giro? Perché? Le ore, tieni conto, allora le ore ti danno un problema, le ore non le frazioni, perché sono frazionate in sessantesimi, non centesimi. Se viene 2 ore e 15 minuti, tutti in brodi, perché sarebbe 15 minuti, un è 0,15, ma è 0,25, perché è un quarto di 60, quindi va riportato un centesimi, sarebbe 0,25. Ecco perché te lo può portare in secondi, perché se tu hai le frazioni d'ore, 15 minuti, per riportarlo in numero, dentro la formula, lo devi portare in centesimi, quindi 15 minuti sarebbero 0,25. Sì, ma se te tu hai ora in questo caso può anche tornare, però bisogna portare secondi perché voglio abituare, perché se tu hai un'ora e 15 minuti, se tu lo puoi mettere nell'espressione, l'ora è 1,25, lo devi portare in centesimi, quindi dovresti stare 15 sta a 60 come x sta a 100, che equivale x uguale a 25, chiaro? Il mondo è difficile, ragazzi. Mi torna? Torna o no? Sembra banale, ma mi vedono un'ora e un quarto, mi metto a 0,15 o mi metto un'ora e 15 fuori un arrosto. Le scrivo 1,25. Nelle... Ecco perché non mi calma pure portare avanti in ore. Perché per far capire a tutti questo meccanismo... Scusate, come ci vuole? Chiaro? Quindi se me lo mettete in secondi e spero non c'è. Avete capito? Chiaramente i 15 calcolati in secondi, 15 per 60 sono 900 secondi. E lo sommate allora, ritorna? Se un'ora e 15 ho 3006 più i secondi di 15 minuti. Ma si può mettere 124 che è in chilometri? Lo lasciamo in chilometri? Lo devi modificare, brava. Oh, da chilometro a metri, Chiara? Ah, 324 mila 3 0, su, scriviamo la seconda, quindi allora attento, qui c'è due modi di scriverla, uno un po' semplice, uno rispettando il sistema di riferimento, chiaro? Allora decidi come se lo vuoi fare. O sposti il sistema di riferimento per siccome lui ti dà 2 ore, 2 ore è come se c'è intervallo, quattro intervallo. S2 c'è due modi, o lo vedo rispetto all'origine che l'ho messa, però l'informazione che ti dà il testo se la dà rispetto a le 2 ore rispetto al punto. Bene. Quindi volendo la posso scrivere rispetto al punto, e come l'ho scritta io S2 è questa, l'origine è come se la mettessi, vai, mettiamo l'origine al punto B e imposta la sua equazione. Non la velocità, S0 è? S0 è 0. Vai, più? Più, sì? Perfetto. No, no, lascia perdere. Scriviti. Ora imposta. A questo punto quante equazioni hai? 4. Bene. Incognite sono sempre. Quindi le puoi risolvere. Il problema fisico è? È risolto, rimane il problema di tipo algebrico, matematico. Bene, bisogna imparare a risolvere i sistemi. Ora, questo è un sistema abbastanza semplice, abbastanza, non troppo. Scancella l'equazione oraria e proviamo a risolverlo. Dai, non ho messo la penna. Allora, siccome riduciamo 2 dalla seconda ricava S2,
Allora, quindi dalle prime due riaviamo, riportiamoci tutti V2S2 e poi sostituisci e ti viene un'equazione tutto in uno, va bene? Allora, la prima la lasci stare come è. La seconda riava S2. Perfetto. 324.000 meno S1. A questo punto andiamo. S1 ce l'abbiamo, questa la lasci stare, è uguale a 7200 per V1. Va bene? A questo punto S2, al posto S2 ci metti? Sì? Al posto di V2 ci metti? Ok. A questo punto, al posto di S1 ci metti? A voglia. Per S2 per calcolare bisogna partire da S1 per tu parti da questa S2 S2 e posto S2 ci sostituisci questo sì ma dico proprio le equazioni non ci dovrebbe essere S2 no, perché l'ho detto prima. Questo è un altro modo giusto di vedere. Allora, te, se te fai in questa maniera, rimetti il sistema di riferimento qui. Però siccome il tempo, per come si è scritto noi, S2 è questo. Quindi vuol dire che noi il sistema di riferimento l'abbiamo messo qui. Se no S2 dovrebbe essere qua giù. Capito? Per come l'abbiamo spostato S2, abbiamo spostato il sistema di riferimento il punto B per la seconda equazione. Quindi S0 uguale a zero. Anche perché il tempo lo dà per percorrere il tratto BC, non per percorrere tutto, chiaro? Quindi se tu metti 7200 questo messo nella quarta equazione, vuol dire che il sistema di riferimento l'ha trasferito qui, ok? Se fa questo quadro, il tempo si diventa 4 ore e l'S2 è S0 e S1. E a quel punto la calcola S2 è la somma totale, va bene qua. Cioè se te vuoi calcolare, fare il sistema di riferimento qui, questa equazione diventa S2, però S2 è tutto, allora te quando scrivi questa, non scrivi così, scrivi S2 meno S1, cioè tu scrivi che S2 è 324, levi S1, chiaro? Perché a quel punto S2 è tutto, chiaro? E allora a questo punto tu lo fai, però attenzione quando devi trovare questo tu dovrai fare come differenza tra il tutto meno S1. Forse sì, però ripeto, l'importante è il posizionamento del sistema di riferimento. Sì. Questo mi permette la corretta impostazione del problema di tipo meccanico, va bene? Parlami sempre su, guarda, se si cazzo. Allora, a questo punto il puoi risolverlo nel secondo, va bene, sono le due incognite, al posto S1 ci metti? No, no, così, vabbè, così mettilo pure. Però in fondo, l'ultima, lavoriamo sull'ultima. Per levare un'incognita, al posto di S1 ci puoi mettere? Perfetto. E ti viene un'equazione sul TAN V1, va bene? Dimmi. Dato che S1 è uguale a S2. Non è uguale. Ah, non è uguale. No. Se lo fai come meno. Ah, ok. Ora risolviamo l'ultima. Oh, ragazzi.
Oh, oh, ma lo capisco che già ti lo piano, lo capisco. Tieni. Ciao, buona giornata. Ciao. Quello di finito. Hanno levato, mi hanno levato, per cui è rimasto male. Quello è scontento da posto. Quello di finito. Bravo. Ma non ha voluto. La persona si è impegnata. Ma perché era lì? Perché stanno con due soli. Quindi in questione ha detto che può andare. No, l'hanno fatto vinto molti di loro. Hanno fatto bingo loro, hanno fatto risultati. Sono dovuto a sbagliare cosa? 25 e 20. Sì, perché se sbagliavo il costo. Allora, qui va bene, questo può tirare diventa. Questo. Io ho fatto il compleanno con la tua email. Esatto. Sì. Sì, l'ho però me nemmeno fa bene. No, sì, me nemmeno si sottrago. Sì. Questo ho fatto 10.000, ho fatto tutta la sua parte. Meno, meno, meno. Meno, meno, questo? E c'è 49. Questo? Questo? È 324 meno 149. Li devo dire. Vabbè. Tu li hai sommare, poi metti meno avanti. Pure metti di meno. Però abituatevi che si possano portare a sinistra e a destra. È assurdo portarsela a sinistra e doppio meno. Merita più portarla a destra o tutte e due più e quell'altro, c'è capito? Cioè non è detto che bisogna risolvere sempre a sinistra le cose, si può risolvere anche a destra. Chiaro? Dove? No, io non l'ho fatto, sì, ho portato tutto a sinistra. No, no, il pendolo da... perché 124.000 è il pendolo. No, sì, bravo. 144.000 era a mezzo, ho portato un chilometro. Sì, l'ho messo un chilometro. Questo sarebbe 144.000 metri. Ok, ora trovavo uno, V2... E fa, vediamo lo fa a memoria questo, via. Bravissimo. Dai. Eccoli qua. 25, 20, 144, 300, 180. Quante ti torna? No, mi torna 13, 2, 17, 1. Ma come ha fatto?
ho cercato di farlo in suo modo, quello, cioè ho rimesso S2 uguale a 124.000. Vabbè, ma questo qui lo porti di là e viene 7201 più questo numero qui che fa 5760. Eccolo qua. L'ha fatto per me, l'ha fatto così. Io ho sommato i V1, cioè i V1, lo... Vieni qua, fammi vedere l'altro. Intanto se rimane il sistema, va bene? Allora, riapitolando, si risolve questo sistema, si riava dalla prima V2, lo ripeto per tutti, da questa S2, poi da questa si riscrive normale e poi si sostituisce tutto nell'ultima, va bene? Al posto di S2 ci si mette 324 meno S1, che è questa. Al posto di V2 ci si mette 420 V1 e si riscrive. Al posto di S1 qui ci si mette 7200 V1. Eccolo qua. 324.000 meno 7200 V1 uguale a 420 V1 per 7200. Si porta questo di qua e si fa e viene fuori questo. Sinistra o destra, mi raccomando, è uguale. È uguale a 324 e poi si ricava, va bene? Da questo punto si divide tutto per questa parte di sinistra e viene 25 metri al secondo. V2 è 420, 420 di 25 fa 20. A questo punto si ricava S2 sostituendo V2. V2 per 7200 fa 144. S1 è 324 meno il primo tratto e viene 180. Ok? Bene, andiamo avanti. File nuovo. Questo è di ragionamento puro, è facilissimo a livello di calcolo. Vediamo, sono un po' più pesi a livello di logica, però sono belline perché mi aiutano a ragionare anche un po' la fisica, cosa che non fa male, che uno d'altro contributo della fisica è la facilità di ragionamento. Allora vai. Allora, a parte sia circolare la pista e quindi un rettilineo, ma ti fare può essere, tu puoi considerare sia un tratto lungo, è solo per creare un moto periodico, va bene? Però il che conta è lo spazio è noto, è un chilo, ok? Te sono quattro ciclisti, hanno quattro velocità diverse. Ti chiedi dopo quanto tempo passeranno temporaneamente sui traguardo, va bene? Allora, prova a fare, a impostare questo problema. Questo può tenere ore o mettere. Tu puoi fare come tu vuoi, mettere in secondi sempre. Secondo me, poi. No, perché se viene una frazione poi c'è lo stesso problema. Quante equazioni devi impostare? 4. Allora, te la cosa devi trovare? Qui c'è il tempo. Bene, qui sei, che cosa devi trovare? Il tempo? Il tempo che... Allora, per rispondere a lui prima devi trovare il tempo... arrivano al traguardo. Perfetto, vai. Calcola il tempo per cui arrivano al traguardo. Quanto ci mettono, vai. Lo spazio lo conosci? Sì. Vai. S è un chilometro. Perfetto. Vai. Quindi 1000. Vai.
velocità iniziale è zero. No, il moto questo è un moto? No, non so perché sia circolare o no. L'accelerazione c'è. Oh, quindi. Quindi la velocità iniziale coincide? Con la finale. Vai. Parto dai 5. Sì. 5. Il primo atto è 5. Un atto è sformato in... Sì. Aspetta, lo trasformo. 5,3. Bravo. Shift. 1,3889. Vai. Quella prossima. Vai. 40. Sì. Vai. L'accelerazione non c'è. Vai. Quello è uno, vai. Poi? Poi l'altro è... Riavati uno, riavalo sitti uno. Il muro è... Vai. A che istante passano temporaneamente tutti nel traguardo? Ora, in effetti, avendo questo fatto un secondo, butta un po' fuori strada, però vabbè, dai. Fatto un chilometro orario, forse veniva prima. Provate a fare un chilometro orario, tu. Provo anch'io a fare un chilometro orario. Prova a fare il chilometro orario, sì. Perché qui l'ora è frazione intera. Qui vi do una mano, perché poi viene un numero pulito senza le virgole, se no mi fa confusione. A parte che è quella virgola uguale. No, viene uguale, andate avanti i tempi. Si fanno un'altra maniera, cioè. Lascialo come tu stai, tu l'avevi già lasciato, lascialo un secondo come tu l'hai fatto, dai. Sì, è uguale. Ma lascialo un secondo come tu l'avevi fatto. Vai. Sì. T2 ti viene quanto? T2 mi viene 598,8. Poi se andranno un po' approssimati. Sì, no, è da me lo so. Il primo atto ti viene? Il primo è 714,2, poi viene 625 perché ho messo 1,6, invece 67, ho messo solo la prima cifra. Ora un po' fuori, dovrebbe troncare un S7. Sì, sarebbe meglio un S7. Grazie.
no, sì, il problema è che ora falli. Guardo è loro dopo questo servizio. 3.520,50. All'ultimo 450,50. Ho arrotondato per 45. Siamo a 850 e quest'altro? Di 3 è 515,50. Ok. Ora lui chiede il tempo si passa temporaneamente sul traguardo, va bene? C'è vari modi di farlo. Si poteva fare, però il minimo 1 e multiplo lo dovevi fare con i numeri che avevi, con un settimo, un ottavo, un quinto e un sesto. Chiaro? Bisogna. Però anche lì il minimo 1 e multiplo relativo. Cioè, come si può fare a impostare perché sia uguale? Ok? Cioè, se io... Questo è un periodo, no? Ok? Cominciamo a pensarlo con un numero di ripetizioni di periodo, n. Ok? Bisogna trovare, questo è il primo, il secondo, sono le ripetizioni. Io devo fare in modo che le ripetizioni rendano uguale, devono dare lo stesso valore di tempo. Chiaro? Cioè, dopo quanti n, questi due numeri sono uguali. Chiaro? Intorno uguale. No, forse... Ho fatto così, forse viene meglio. Allora, un ottavo, un settimo, un sesto e un quinto. Questi sarebbero tempi in frazione oraria, va bene? Devo trovare un multiplo di tutti questi, ok? Sembra un multiplo, questo è 2 alla terza, questo è 7, questo è 2 per 3. E questo è 5. Ok? Non torna uguale immediatamente, viene il minimo 1 e l'ultimo viene 2 alla terza per 5 per 7 per 3. Poi il minimo 1 multiplo 8 per 5 per 7 per 3 840. A questo punto sviluppo 840 diviso 8, 105, più 840 diviso 7, 120, più 840 diviso 6, 140, più 840 diviso 5, 168. Allora, questa è la soluzione. Siccome i tempi sono un ottavo, un settimo, un sesto e un quinto, chiaro? Quando è che questi tempi coincidono tutti? Quando c'è un multiplo? No. Quando questo ha fatto 8 giri, quando questo ha fatto 7 giri, questo ne ha fatti 6 e questo ne ha fatti 5. Perché viene tutti uno. No, perché il tempo è tutto uno, è tutto il tempo uguale. Torna. Eh? Allora, siccome... Allora, il tempo, si è detto, è lasciando tutto in chilometri e chilometri orari, 1 fratto 8. 1 fratto 7, 1 fratto 6 e 1 fratto 5. Quando è che questi tempi sono uguali? Quando tutti questi numeri fanno 1.
Non esiste un'altra combinazione per cui possono essere tutti contemporaneamente uguali moltiplicando per un numero intero. Questi devono moltiplicare per il numero intero e il numero di giri. Qual è la combinazione moltiplicando per il numero intero 8 giri? Dopo 8 giri questo ha fatto un'ora. Dopo 7 giri questo ha fatto un'ora. Dopo 6 giri questo ha fatto... È l'unica combinazione. Corrisponde a un'ora. Ok? Questo è il tempo che ci mette a fare un giro. Ah, allora sì. Per poter avere il tempo uguale a questo, il primo numero che può essere uguale è 1. Chiaro? Quindi, questo deve venire 1. Perché questo venga 1, 7. Quindi qui che cosa fai? Calcoli il tempo per fare un giro. Chiaro? Affinché è un'ora, per forza. Perché trova il tempo a fare, cioè qui devo moltiplicarlo per 8, perché venga 1. Perché il tempo venga 1. E tu moltiplichi, viene un'ora. Chiaro? Sì, infatti, ho detto il ragionamento. Cioè tu devi vedere la combinazione ti porta, non è banale questo. L'ho visto subito, Non è di ragionamento di situazione, però è l'unico modo per farli coincidere. Perché il mio numero multiplo non ti porta a nessuna parte. Se la pista fosse di 1 km/h, ti viene un tempo diverso. Allora, se la pista fosse fatto 1,46 km fratto 8, se trovi il tempo, a parte andrebbe messo in forma frazionaria, tu dovresti sempre riportare la frazione a 1. Chiaro? Tu dovresti trovare questo di sotto forma di frazione, che è 146, mi ricordo male, fratto 999, per un ottavo, e tu dovresti andare a ricercare la frazione che li, a quel punto che li rende tutti uguali. Ok, comunque si prova anche a svilupparlo. Ma c'è anche una forma più matematica, mi capirebbe di più, ma per trovarla ancora. Vabbè, sarebbe caso se no, vabbè, questo va un titolometro per farti male. Però questi sono presi da un libro, io stimo molto. E quindi mi garba farli, perché comunque mi garba o mi ragiona. È giusto anche sapere risolvere. No, che altro ti aiuta a ragionare, però questo è più un esercizio da invalsi e da fisica, da meccanica. Questo è perché qui devono potenza di equazione, ce n'è poco, capito? Ho provato a allora, prendo i primi due, va bene? Prendo la velocità del primo, la velocità del secondo. Il primo va più forte del secondo, 0,28. Quando è che passano insieme? Quando il primo percorre un giro più di secondo, quindi lo recupera. Ritorna? Perché quando è che passano insieme? Passa il primo, il secondo gli rimane indietro. Lo stacca sempre di più, fino a che ora ripassa insieme a lui. Perché il primo va più forte di secondo, no? Quindi è il primo deve doppiare il secondo per raggiungerlo. Quando è che lo doppia? Lo doppia con una differenza di velocità di 0,28. No, allora, questo è il tempo, è la differenza di velocità, che è la velocità con cui riesce a fare un giro in più di primo. No, trovi il tempo per cui ce la mette a fare un giro in più. E quindi è lo spazio, un chilometro di un giro intero, fratto il delta V, che è 0,28. E viene 3600 secondi, capito? Quindi praticamente ci mette 3600 secondi per fare un giro più di secondo, e quindi per raggiungerlo. L'unico modo per passare insieme è che il primo faccia un giro più di secondo. Se te tu giri in una pista, no? Prendi la pista ciclismo, il primo va più forte il secondo, quindi passa il primo, il secondo è qui. Quando è che passano insieme? Quando il primo raggiunge il secondo. Quello doppia. Per doppiare cosa ha bisogno? Ha bisogno di fare un giro in più. Con quale velocità? Con la differenza di velocità fra la sua e questo. Chiaro? Torna. Però è così. E allora, facendo 0,28, lui va più forte di 0,28. Con questa differenza di velocità deve fare un chilometro e un giro.
e ci mette 3600 secondi. E beh, se tu fai gli altri, quando il primo aggiunge il secondo, tu provi anche con quegli altri e tu vedrai che hai lo stesso numero. Se no tu devi pigliare il multiplo. Due giri, tre giri, quattro giri, chiaro? Chiaramente tu devi andare interi di giro, tu puoi andare a frazioni di giro, perché magari il primo raggiunge il secondo, ma il primo raggiunge il terzo e il primo raggiunge il quarto. Allora tu devi andare a aumentare, due giri, devi fare due giri, devi fare tre, devi fare quattro, devi fare cinque. Tutti erano 0,28, no? No? Non ho controllato. No, però perché va a una velocità diversa. No, perché se hanno cioè la differenza tu dici di essere sempre 0,28, tu non provare. Tra il primo e il secondo è maggiore, è doppio, però qual è il problema? Che magari quando il primo raggiunge il terzo ancora non raggiunge il secondo, quindi magari è sotto multi per 1,800, quindi devi fare due giri, cioè capi doppio di, ti torna? Tu provi e tu vedrai il primo raggiunge il terzo magari 1800 secondi, quindi vuol dire quando lo raggiungi il terzo non ha ancora raggiunto il secondo, quindi contemporaneamente un solo, tu devi trovare il tempo maggiore per cui tutti si raggiungono, perché questo non è un mezzo un po' più mattinoso, però sono... Però perché probabilmente dice giustamente lui, fosse tutti 0,28 sono tutti raggiunti contemporaneamente, ma probabilmente non è così. Cioè il primo, il terzo lo raggiunge prima di 1,800, lo raggiunge però... No, no, ma no, cioè, nel senso, tra di loro, cioè, quello che va a cibo, quello che va a... Ma lo vuole, ma te lo vuoi tutte e quattro contemporaneamente? No, no, ma io sono il valore 0,28. Eh no, perché tu lo vedi subito, tra il primo e il terzo non è 0,28, è certamente il primo. No, l'ottavo settimo è 0,28, il settimo sesto è sempre 0,28. No, non è detto. Un è detto. Sì, perché sì, un è detto? Io devo farlo sul primo, ragione. Ma tutto sul primo. Il primo e il secondo, magari viene 1,800. Va sì, bene. Vuol dire ci metti il doppio. Tra il primo e il quarto ti viene 900, va bene, è sotto multiplo. Certo, ti venisse 600, tu devi fare allora il minimo 1 e multiplo con questi tempi. Questo lo puoi fare. Chiaro? Però questo esercizio l'ho detto, non può sì, dare sì, ragionamento. Sì. Come detto io, non va bene. No, non va bene, non è detto, cioè non esiste, cioè, la tua ragione fino all'ultimo, non puoi poi dire, vabbè, lui ha fatto ragionamento di dire, fosse tutti 0,28 venga tutti e tre uguali, ma non è così. Perché tra il primo e il terzo, se io fosse 6 diviso 3,6, fa 1,66, quindi la differenza di velocità è 2,22 meno 1,66, eh? 0,56, quindi 0,56 se fa 1000 diviso .56 viene 1800, così dicevo. Quindi il primo raggiunge il terzo dopo la metà di dopo 30 minuti, però 30 minuti. Tra il primo e il secondo un'ora, tra il primo e il terzo 30 minuti, perché va più forte di terzo. Che te ne frega, te no, tu l'hai 1,94 meno 1,66 0,28 sì, perché è frazione, sì. Quindi basterebbe fare 0,28, poi ovvio tra il terzo e il ci sei tu, sì. Tu puoi ragionare anche così. Cioè tu vedi tra il primo e il secondo c'è 0,28, tra il primo e il secondo c'è 0,56, 0,28 per 2, tra il primo e il terzo c'è 0,28 per 3. Ma devi controllare se quegli altri sono sotto multipli o sovra multipli, oppure sono frazioni di multipli, allora lo devi riportare in multiplo comune. Lì allora fai il minimo 1 e multiplo.